Sono con Stefano Chiarazzo, Buonasera. ciao Stefano, che è un milanese Sì, milanese. trapiantato a Roma. Trapiantato a Roma ormai da 8 anni, 8 anzi, anni. qualcosetta Ecco, di più. perché tu a Roma fai un'attività che è molto legata a quella che è l'attività di Roma, insomma, il gossip, diciamocelo Esatto, chiaramente. io sono un, diciamo, scrivo sui giornali di grossi, no, scherzo. No, infatti, No. diciamo chiaramente che cosa fai. Tu hai un osservatorio legato ai VIP Sì. che stanno sui social media, quindi principalmente Esattamente. Twitter e E Facebook, Facebook. che però alla fine ti costringe a essere informato su quello che succede nel mondo del pettegolezzo, Sì, gioco giusto? forza, ormai diciamo, so tutto un po' di tutti i vari personaggi. Sì, diciamo che mi sono un po' incuriosito intorno a novembre del 2011, poco dopo che Fiorello era entrato su Twitter, proprio perché c'era questa visibilità di questo social network che era aumentata esponenzialmente. Quindi chiaramente con Fiorello che nella sua trasmissione, il più grande spettacolo dopo il weekend, parlava molto spesso di Twitter, quindi aveva un hashtag, invitava i suoi follower in trasmissione, e la curiosità anche da parte della stampa era aumentata tantissimo. Quindi poi da lì sono entrati anche molti altri VIP e mi è proprio venuta la curiosità di vedere un po' come questi VIP si muovevano sui social network. Quindi la cosa bella è proprio studiare non tanto i numeri, non tanto la parte di gossip, ma più come questo sia diventato ormai un fenomeno, da un lato di comunicazione. Sì. Per noi esperti di comunicazione è molto interessante vedere sia gli errori che i successi dei VIP sui social network, ma poi anche da un punto di vista di costume, quindi vedere un po' tutto quello che si genera poi intorno, quindi come si muovono i fan, come reagiscono diciamo, ai vari stimoli che arrivano dai differenti personaggi, quindi di fatto diventa proprio un fenomeno di costume. Questo fenomeno di costume viene ormai effettivamente raccontato quasi tutti i giorni sulla stampa, sia online che poi cartacea. Quindi, secondo te, il fenomeno dei VIP su Twitter fondamentalmente è legato a quale dinamica? Al di là del fatto che Fiorello è entrato per sostanzialmente promuovere il suo spettacolo televisivo, c'ha una ragione antropologica, c'è una ragione di cassetta, di ritorni economici, di popolarità o che cosa? Guarda, le ragioni sono tantissime. Allora, tu parlavi di ragioni antropologiche. Allora, sicuramente su Twitter si ha un po' tutti questa sensazione che se tu segui un VIP poi sia un po' un tuo amico, no? Sì. Cioè, un po' come su Facebook, dicevamo, è un social network che comunque ti chiedi l'amicizia e ti viene restituita l'amicizia. Su Twitter è un po' diverso, cioè tu sai che comunque puoi scrivere direttamente al tweet, al VIP, poi sarà il VIP che deciderà se risponderti o Sì. meno. Però è proprio questa sensazione di avere queste distanze veramente accorciate, quindi come scrivi a un tuo amico, esattamente scrivi anche al VIP. Quindi c'è questa cosa dove vedi ormai il fatto che il VIP ti risponda a un retweet alla stregua di un autografo, no? Quindi quello Sì. che erano le dinamiche che prima venivano solo offline, quindi aspettare fuori da un camerino, sperando che il manager ti facesse Sì. avvicinare al VIP e fare la foto col VIP, adesso si è tramutata da un punto di vista appunto di relazioni positive tra il fan e il VIP, nel tweet o appunto nel retweet da parte di questo personaggio famoso. Quindi questa è un po' la ragione, se vogliamo, che spinge i fan a seguire VIP. Ci sono poi ragioni anche appunto di comunicazione. Twitter sta diventando un po', sta quasi sostituendo in alcuni casi il comunicato stampa come mezzo proprio di comunicazione. Quindi ormai i giornalisti seguono gli account dei VIP come se fossero le fonti ufficiali. Questo è un qualcosa che chiaramente sta rendendo la comunicazione molto più veloce, perché non c'è più un tramite Sì. come poteva essere l'ufficio stampa, il manager o altre figure diciamo, che ruotano intorno al VIP. Però direttamente se il VIP dichiara qualcosa su Twitter viene ripreso sulle testate, quindi c'è un po' anche una corsa a essere i primi a intercettare e pubblicare. Questo sta chiaramente creando un po' un circolo vizioso, perché poi cosa succede? Che a volte
Questo va a scapito anche un po' della verifica delle fonti, cioè ci sono tutta una serie di cose dietro Certo. Twitter che lo stanno rendendo come se fosse veramente l'oro colato quello che viene detto su Twitter. E infatti basta guardare appunto i principali quotidiani online, quindi Repubblica, Corriere, e si nota come Twitter venga citato ogni giorno tantissimo. E questo, se poi si vuole fare un po' un confronto, no? Torniamo un pochettino al gossip, mettiamo un po' in competizione Twitter e Sì. Facebook. Se vogliamo, Twitter è citato molto di più di Facebook sui media tradizionali. Quindi secondo me ci sono un po' tutte queste componenti che si vanno a sommare. Diciamo che Twitter ha ancora quest'aura di essere molto più cool. Diciamo la tendenza è rimasta ancora di nicchia, ci sono comunque i VIP, ci sono gli esperti di comunicazione, i giornalisti, i blogger, e quindi anche per questo forse viene seguito molto di più rispetto al, diciamo, al papà, no? Al più grosso Facebook, che in realtà raccoglie molte più persone, ma ha sempre un po' questa immagine del social network degli amici, social network del cazzeggio, dei giochini e dell'interazione, se vogliamo, un pochettino più chiusa Troppo rispetto nazional popolare, se vogliamo, è a Twitter. diventato È più nazionale Facebook. popolare, sì, è diventato una nazionale popolare, mentre Twitter, diciamo, è È un ormai, lo po' la possiamo dire, un rivista fenomeno pop. patinata. Esatto, un fenomeno pop, quindi diciamo un po', è come se avesse un po', fosse un po' più elevato, se vogliamo, rispetto a Facebook. Poi che sia vero o no, questo ai posteri largo sentenza. Certo, ma quello che ti avevo chiesto però era inerente soprattutto al perché il VIP, che poi è un termine molto, molto lato, determina di utilizzare questo mezzo per la propria comunicazione, non intermediata. Secondo te come mai? Ma secondo me per vari motivi. Allora, ci sono i VIP che comunque lo fanno perché effettivamente sono incuriositi dal mezzo. Quindi facciamo l'esempio anche di Muccino, no? Recentemente Muccino ha lasciato Twitter, però ha fatto una lunga dichiarazione poi su Facebook dove spiegava le ragioni per cui è entrato prima su Twitter e poi ha deciso di abbandonarlo. Quindi molti entrano un pochettino per curiosità, un po' anche spinti dal fatto che appunto sia un fenomeno cool, quindi essere su Twitter è sicuramente è essere nella tendenza del momento. Poi cosa succede? Che chiaramente poi iniziando a utilizzarlo ci sono quelli che realmente si innamorano e allora lo pensano nel modo anche positivo di accorciare appunto le distanze con i fan, con la stampa, con gli altri VIP, quindi si creano anche discussioni in pubblico con altri VIP, e ci sono quelli invece che lo subiscono poi in un secondo momento, e allora chiaramente vedono gli attacchi che sono innegabili, chiaramente nel momento in cui la tua popolarità cresce, chiaramente il tuo seguito cresce, sia il seguito positivo, i veri fan, sia anche i detrattori, quelli che sono pronti, aspettano un tuo errore poi per attaccarti e fare in modo che questa cosa si espanda a macchia d'olio. Quindi ci sono casi, per esempio, come Massimo Boldi, dove gli attacchi sono diventati addirittura trending topic, boldicata si chiamavano, no? E quindi chiaramente queste sono cose, si vede anche un po' il lato negativo. Quindi chiaramente il VIP entra per un discorso di tendenza, entra per un discorso che comunque si rende conto che ormai la stampa guarda Twitter con una certa insistenza. E quindi chiaramente Twitter diventa uno strumento di marketing, diventa uno strumento per chi magari è un po' che manca dai mass media e non ha più quella popolarità che aveva in passato, per riuscire un pochettino a rientrare nel giro. È un modo anche per tornare a una seconda vita, farsi riscoprire di nuovo, no? Raccontarsi. Un'isola dei famosi digitali, insomma. Esatto. Tu hai scritto un ebook in cui, grazie alla tua expertise, vuoi dare dei consigli ai VIP. C'è qualcuno che ti ha risposto, prima di tutto? Allora, devo dire sì. Allora, mi hanno risposto in due in realtà. Allora, uno è Beppe Severgnini, che ho avuto il piacere di conoscere a Perugia, al Festival del Giornalismo,
e che banalmente ha letto il libro, gli è piaciuto e ci si è anche un po' ritrovato. L'apprezzamento migliore in realtà l'ho avuto dal Trio Medusa, da Giorgio del Trio Medusa, che dopo averlo letto ha detto, appunto, mi ci ritrovo molto in quello che tu racconti e quello che noi viviamo un po' tutti i giorni, e forse noi siamo anche un pochettino facilitati dal fatto di essere in tre. Quindi magari di errori ne facciamo anche un pochettino meno, perché magari c'è sempre quello un po' più assennato che dice no, guarda, magari questa cosa scriviamola così o in un altro modo. Devo dire che loro hanno anche questa cosa che si dividono i social network, quindi c'è uno dei tre che segue Facebook, l'altro Twitter, quindi hanno poi una passione innata e cercano sempre di trasformare un po' i loro ascoltatori, che siano radioascoltatori, che siano spettatori televisivi, comunque i veri e propri autori, quindi li coinvolgono veramente all'interno. E quindi devo dire che mi ha fatto parecchio piacere anche questo attestato comunque diciamo di stima, su. E quindi questo. E diciamo che sì, la scusa è stata, diciamo, più il gioco è stato dare consigli ai VIP, però in realtà mi piaceva proprio cercare di imparare un po' da questo percorso che ho fatto nello studio dei VIP online, per imparare anche un pochettino da un lato a fare personal branding e dall'altro social media marketing, perché effettivamente è interessante vedere come le community dei VIP siano cresciute in modo differente, sia da un punto di vista numerico che da un punto di vista qualitativo. Negli ultimi 2 anni. Negli ultimi 2 anni, sì, perché Quindi, poi l'esplosione del fenomeno è stata nonostante negli ultimi Jovanotti se ne sia andato dopo pochi mesi. Fiorello, sì, Sì, Fiorello ha abbandonato Fiorello, dopo su, pochi scusa. mesi. Sì, considera che in realtà parecchi VIP c'erano già dal 2008, per dire Vasco, Laguzzanti, c'erano già dal 2008. Poi, diciamo, ci sono stati questi 2 anni un po' di incubazione, poi appunto la vera esplosione è stata con Fiorello. E sì, è vero, lui poi ha abbandonato ed effettivamente questo un po' si è visto anche sui numeri anche della piattaforma. Devo dire, finché lui è stato online e anche un pochettino dopo, la unique audience di Twitter ha continuato a crescere, si è arrivati a un certo punto ad essere intorno ai 4 milioni. Quello che si sta notando adesso è che c'è un po' un calo di interesse, la unique audience sta ricalando verso i 3. Beh, hai qualche spiegazione di questa tendenza negativa? Ma il fatto che secondo me c'è un discorso che di Twitter se ne parla un po' più fuori da Twitter che su Twitter stesso, nel senso che comunque Twitter sconta il fatto di essere sicuramente da imparare rispetto a Facebook. Facebook è più intuitivo, quindi velocemente tu impari la piattaforma, hai tutta una serie di app che ti aiutano, il fatto comunque che quando entri, diciamo, hai già un po' un bacino di tuoi amici con cui conversi. Quindi secondo Non me ti senti Twitter solo, insomma. non ti senti solo, esattamente. Su Twitter inizialmente hai un po' questa cosa di dire oh mio Dio, ma come si usa, no? Quindi l'usabilità è un pochettino più difficile, oppure come faccio a conquistare tanti follower, perché se no veramente arrivo lì, scrivo, ma poi chi mi ascolta, no? E quindi ci sono un po' queste due principali barriere, ma poi ce ne sono N altre che effettivamente non l'hanno fatto esplodere come è esploso Facebook. Mettici anche che comunque Twitter sta facendo molta più fatica anche a trovare un modello di business. Quindi devo dire che anche per esempio l'interesse da parte delle aziende e quant'altro, comunque tutto ciò che c'è intorno alla piattaforma, chiaramente ha fatto crescere più velocemente Facebook di come stia facendo crescere Twitter poi di fatto. E anche altre piattaforme, non è solo Twitter che non cresce più delle Sicuramente, certo, altre. Pinterest ad esempio. Pinterest, sì. Ecco, ma la curiosità è quali sono i consigli che hai dato ai VIP che sono stati apprezzati? Allora, i consigli che ho dato ai VIP, allora, principalmente è essere se stessi e raccontare qualcosa di più di se stessi, perché il punto tu vedi comunque dei VIP tipo Ligabue, per esempio, che sono eccessivamente autopromozionali. Quindi vedi il flusso di informazione ed è tutto, c'è il nuovo concerto, esce il nuovo disco, ecco l'intervista di Ligabue su XL, eccetera, eccetera. Quindi comunque chiaramente lì stai comunicando, stai facendo una comunicazione che è solo di marketing, quindi stai utilizzando uno strumento
come Twitter in modo parziale. Sicuramente se tu invece riesci a dare un valore aggiunto e a dire anche ai tuoi fan perché mi devi seguire, mi segui perché ti racconto qualcosa di più delle mie sensazioni, della mia vita, senza arrivare ad eccessi dove posti la foto il mattino mentre fai colazione, eccetera, eccetera, che lì veramente il rischio è che raccogli solo i voyeur che non vedono l'ora, no? Che tu faccia vedere come nel caso, non lo so, di una lista Certo. fatta il tuo lato B, no? Sì. Quello che interessa è che Twitter, essendo proprio la piattaforma dei contenuti, la piattaforma delle news, è che tu effettivamente le crei queste news, li crei questi contenuti e crei l'interesse della community intorno a qualcosa di reale. Quindi sicuramente il primo consiglio è questo. Poi prima parlavamo invece di chi è un po' impaurito dallo strumento e quindi anche dagli attacchi che avvengono anche molto di frequente negli ultimi periodi, lì chiaramente il consiglio è molto semplice, non ti curare di loro, nel senso che comunque come dire, i cretini ci sono nella vita di tutti i giorni, te li trovi ai concerti, chiaramente su Twitter hanno una maggior facilità di accesso e Certo. quindi per esempio capisco anche Mentana nel momento in cui lascia Twitter e dà la colpa di questo suo allontanamento all'anonimato. Delle persone su Twitter. Quindi chiaramente nel momento in cui sei anonimo, no? Hai un profilo anonimo, ti senti un po' più sicuro di te perché puoi veramente dire quello che pensi. Mentre su Facebook questa cosa, quantomeno come policy, dovrebbe essere che tu ti iscrivi ma con il tuo nome e cognome. Quindi Certo. chiaramente ci pensi magari due volte prima di attaccare il VIP di turno o dire andare un po' fuori le righe, no? Fuori dalle righe. In più su Twitter ci sono anche i branchi organizzati. Esattamente, esattamente. È molto più facile creare appunto delle azioni di gruppo Coordinate. coordinate che attacchino appunto il VIP di turno. Certo. Quindi queste sono le due, ma poi in realtà di consigli se ne potrebbe dare tantissimi, perché poi in realtà la cosa bella è proprio vedere come ci siano stili molto differenti dei VIP. E quindi c'è quello che davvero si comporta come l'uomo della porta accanto, no? E quindi Sì. chiacchiera un po' con tutti, risponde non solo ai VIP, ma anche appunto ai fan, comunque con regolarità, che tu dici è una cosa banale. Mica tanto, perché in realtà la maggior parte dei VIP difficilmente risponde ai fan. Su questo chiaramente hanno delle scusanti, perché nel momento in cui sei Valentino Rossi e hai 2 milioni di fan, di follower, non è che puoi rispondere a tutti, impazziresti, no? E quindi insomma c'è anche questo tipo di cosa un po' da considerare. Certo.